Ciao Jessica. Ciao. Hai per caso visto Ro? Sì, era un attimo fa davanti all'edicola. Ah, eccolo là. Grazie. Sempre più spietata la lotta fra bande per accaparrarsi i presidi davanti alle scuole. Decine di segnalazioni alle squadre antidroga. Ma a quanto pare... Ro, sei venuto fantastico. Ti stupirai. Anzi no, temo che non ti riconoscerai. Penso di essere una delle prime del tuo ritorno. Ro! Ro, mi ascolti! Allora, posso farti vedere le mie opere d'arte? Guarda questa. E questa? Dimmi se con la tua non sono stata brava. Non lo so. Se lo dici tu, credo di sì. Che significato ha questa foto? Interessante il fermo di questa istantanea. Il fotografo doveva intendersene di pose artistiche, direi tipico della ricerca degli anni 50, quando emerse la predilizione ad un neorealismo. È evidente la volontà di non intervento sui personaggi espressi nella loro naturalezza. Interessante, direi, ma a quanto pare non è certamente la questione che ti interessa, vero? Chi è quest'uomo che così baldanzoso stringe in vita questa signora? Lo sapessi. E questa signora? Quella è mia madre. Ah, è una ballerina? Sì, insegna a una scuola di tango argentino. Aspetta. Aspetta, questo volto non mi è nuovo. Ho la sensazione di averlo già visto. Ro, prova a chiederti se per caso non hai già visto quest'uomo. Non lo so, a scuola, all'edicola. Mi impegnerò a cercarlo. Senti, ci daremo da fare entrambi. Io intanto sono sicura di avere un posto buono dove cercarlo. Ah sì, e dove? Per ora ti saluto, poi ti farò sapere.